ci sono soltanto due possibili conclusioni. Se il risultato conferma le ipotesi, allora hai appena fatto una misura. Se il risultato è contrario alle ipotesi, allora hai fatto una scoperta. Secondo Enrico Fermi, il protagonista di questo nuovo video, la scoperta nasce innanzitutto dalla continua ricerca, dalle sperimentazioni e, perché no, anche dall'errore. Vediamo allora un po' più da vicino questo genio tutto italiano che nel Novecento ha segnato alcune tra le scoperte scientifiche più importanti di sempre. Enrico Fermi nasce a Roma nel 1901. Si laurea nel 1922 presso la Normale di Pisa e già l'anno seguente parte per la Germania, direzione Göttingen. Qui l'università, da sempre all'avanguardia per gli studi scientifici, è infatti uno dei principali centri europei per la meccanica quantistica. Torna poi a Firenze nel 1924, fino a quando Orso Maria Corbino, fisico e politico italiano, non decide di istituire a Roma la prima cattedra di fisica teorica italiana. È così che nel 1929 inizia il periodo più florido per Enrico Fermi e per la fisica italiana. Alcuni giovani ricercatori vengono letteralmente prelevati dalle vicine facoltà e viene creato un gruppo stabile di ricerca sulla meccanica quantistica. E dato che la sede della facoltà di fisica si trova in via Panisperna, il gruppo di ricercatori viene detto i ragazzi di via Panisperna. Sono Franco Rasetti, Emilio Segre, Edoardo Amaldi, Ettore Maiorana e Bruno Pontecorvo, fisici, teorici e sperimentali insieme. Nel 1929 Fermi entra a far parte della Reale Accademia d'Italia. Sotto questa benedizione iniziano così i primi studi sulla meccanica quantistica, partendo dalle teorie di Max Planck, che aveva ipotizzato che l'energia venisse assorbita dalla materia sotto forma di piccole unità indivisibili, i quanti, appunto. Fermi capisce che la base di tutto è lo studio del nucleo atomico, che già dal 1911 viene studiato su più fronti. Sono anche gli anni in cui si parla di radioattività e bombardamenti nucleari per ottenerne energia. Lo aveva provato a fare Rutherford con particelle alfa, ma senza risultati significativi. Nel 1934 i ragazzi di via Panisperna arrivano ad una scoperta. Se a bombardare il nucleo sono i neutroni, rallentati in una soluzione liquida come acqua paraffina, si disgrega. Il nucleo libera energia e la trasmutazione nucleare che si ottiene equivale alla produzione di sostanze radioattive artificiali. Gli scienziati mettono inconsapevolmente a punto la prima fissione nucleare artificiale di un atomo di uranio, mediante bombardamento neutronico. Nel 1938 l'Accademia delle Scienze conferisce a Enrico Fermi il premio Nobel per la fisica. Purtroppo lo stesso anno il destino gli riserva una brutta sorpresa. Sua moglie è ebrea e le leggi razziali lo costringono alla fuga. Fermi diventa docente di fisica alla Columbia University di New York, ma presto i suoi studi vireranno in un altro settore, quello militare. All'inizio del 1939 Fermi capisce come ottenere una reazione nucleare a catena per liberare inimmaginabili quantità di energia. Nel 1942 realizza la pila di Fermi, quella che aprirà letteralmente le porte all'energia nucleare. Nel 1944, a Los Alamos, prenderà parte al progetto governativo Manhattan per la costruzione della bomba atomica. Lavorerà all'Istituto di Studi Nucleari dell'Università di Chicago fino al 1954, anno della sua morte. Ad Enrico Fermi si devono anche le scoperte della medicina nucleare e dei radiofarmaci, gli stessi che oggi consentono la diagnosi dell'Alzheimer e diversi tipi di tumore.